Riformulazione 11 Cova, si accetta la riformulazione. 12 Burtone, il parere è contrario, si chiede di porlo in votazione. Burtone, prego. Invito il Governo a cambiare la propria posizione, quantomeno ad accettare come raccomandazione l'invito a superare alcune ristrettezze poste da un decreto. Si tratta di dare alcune garanzie di tutela a dei lavoratori che sono veramente in difficoltà. Quindi io mi permetto di sollecitare il Governo perché cambi il proprio parere e quantomeno accetti come raccomandazione il mio ordine del giorno, altrimenti chiedo che si voti. La ringrazio. Il governo dice va bene come raccomandazione. Sì, va bene allora per lei. Allora accolto come raccomandazione, andiamo avanti. Numero 13, Pellegrino, accolto come raccomandazione, va bene Pellegrino? Accolto come raccomandazione? Sì. Numero 14, Scotto, parere favorevole con riformulazione, si accoglie la riformulazione, prego Scotto. Non si accetta la riformulazione, prego. Grazie signor Presidente, se posso illustrarlo in pochissimi secondi. Può intervenire. Parliamo di una vicenda molto delicata, molto sentita a Napoli, che riguarda il destino dell'area di Bagnoli. Da molto tempo che si è aperta una discussione in città e anche un confronto molto serrato, critico e pesante tra il Comune di Napoli e il Governo. Sul destino di quest'area, in questo decreto ci sono risorse importanti anche se non sufficienti. Ora viene chiesto da più parti, a partire dall'amministrazione comunale, tramite anche una consultazione ampia dei cittadini e del Consiglio Comunale, di prendere le opportune misure affinché quella proposta che chiede che quell'area che venga